Ciao a tutti. La logica è qualcosa di imprescindibile in filosofia. Tutti i sistemi filosofici, tutte le prospettive filosofiche assumono una struttura logica. Ed è autoevidente, è totalmente innegabile questo. Però voglio far notare le implicazioni di questo fatto. Intanto lo mostro in modo esplicito. Nel momento in cui da delle premesse, si vogliono, far seguire delle conclusioni, si sta per forza all'interno di una strutturazione logica. Per cui, siccome si fa una cosa del genere e si mostra di farlo in qualunque occasione, si affermi una certa tesi, una certa conclusione a seguito di certe altre premesse, allora si è tenuti a rispettare l'ordine logico. La connessione necessaria, l'implicazione necessaria tra premesse e conclusioni. In poche parole, se da delle premesse sono già contenute, cioè se delle conclusioni, scusate, sono già contenute all'interno di alcune premesse e seguono quindi per necessità da quelle, allora la deduzione che viene sviluppata a partire da certi assunti, da certe premesse, è corretta. Se invece non si mostra la necessità di quel tipo di deduzione, che quindi da certe premesse seguano per forza certe conclusioni, non si può pretendere di avere filosoficamente ragione. Questo è qualcosa di totalmente incontrovestibile, di innegabile. E ad esempio, la prospettiva filosofica di Grieco ricade in questo problema, cioè nel non mostrare la necessità di quello che afferma, del non mostrare l'implicazione necessaria tra determinate premesse e le conclusioni che seguirebbero da esse, perché innanzitutto non problematizza le premesse. Questo poi è un altro ulteriore problema, non solo è necessario far seguire per necessità delle conclusioni da certe premesse, in una concatenazione logica che rispetti un ordine logico, ma è anche necessario innanzitutto andare a stabilire la bontà, la correttezza delle premesse, la loro fondazione. Perché se non sono fondate e giustificate, ma sono solo adottate in modo autoreferenziale, in modo circolare, attraverso una petizio principi, come fanno ad esempio alcuni fedeli religiosi che ritengono che la Bibbia sia parola di Dio perché nella Bibbia è scritto che la Bibbia è parola di Dio. Questa è la petizio principi, è la circolarità dell'argomento. Dov'è l'errore? Che la premessa che si dovrebbe dimostrare è già inclusa anche nella conclusione alla fine. Viene adottata alla base per dimostrare quello che invece non può essere dimostrato in questo modo. In quanto la Bibbia, che la Bibbia sia parola di Dio, lo dice autoreferenzialmente la Bibbia stessa. E lo dice in modo tale però da non dimostrare la verità di quello che afferma. Per il semplice fatto di affermare di essere parola di Dio, la Bibbia non dimostra di essere parola di Dio. Non basta questo. Bisogna che venga mostrata la necessità di quello che viene affermato, ovvero il mostrare che qualunque obiezione, qualunque negazione di quell'affermazione sia impossibile. L'evidenza, la certezza, la dimostrazione sono proprio strutturate, cioè implicano proprio la negazione di qualunque alternativa rispetto a ciò che si vuole dimostrare. Finché non si esclude qualunque alternativa possibile e se ne mostra l'impossibilità, non si è dimostrato effettivamente quello che si intende affermare, ma lo si è solo presupposto. Ecco quindi che cosa va tenuto in considerazione. Allora, la Bibbia è parola di Dio, non può essere la dimostrazione solo perché è scritto nel testo stesso. Perché niente esclude infinite altre possibilità alternative.
cioè che semplicemente siano stati degli esseri umani a scrivere quella frase senza che siano stati ispirati da un Dio, per esempio. O anche altre possibilità che adesso qui non voglio andare a spiegare, non c'è il tempo per farlo. Comunque, questo è quello che conta comprendere. La petizio principii inficia alla base qualunque argomento, non permettendo di giungere a una conclusione certa e valida. Il problema quindi che diciamo caratterizza la prospettiva, la posizione filosofica di Grieco è innanzitutto l'assunzione arbitraria di premesse ipotetiche. Tutto poi retto su base autoreferenziale, ovvero la scelta di quei criteri si regge a sua volta sulla scelta arbitraria di altri criteri erti a giudizio di valutazione e di scelta stessa dei criteri, dei principi e degli assunti da utilizzare. Comunque, siccome Grieco, ritornando anche all'inizio di questo video, quello che si è detto, fa seguire da delle premesse determinate conclusioni, e proprio le conclusioni che lui afferma sono fondate, sono basate su certe premesse, allora è tenuto a rispettare l'ordine logico. Anche le prospettive che ritengono di fondarsi sull'intuizione, come le prospettive che possono essere gnostiche, l'agnosi, o comunque prospettive mistiche, spirituali, nella misura in cui affermano qualcosa partendo da delle premesse, stanno all'interno di un ordine logico, per cui lo devono rispettare quell'ordine logico. Non possono negare di star adottando un ordine logico nell'affermare qualcosa e di riconoscere la necessità di non contraddirsi, la necessità di rispettare quell'ordine. Ma allora, se si ammette questo, si è tenuti a riconoscere la necessità di rispettare fino in fondo l'ordine logico e quindi dimostrare la necessità di quello che si sostiene, l'implicazione necessaria che si vuole affermare partendo da certi assunti per poi far seguire certe conclusioni. Se non si fa questo, e nelle tesi di Grieco, nella prospettiva di Grieco, non è visibile neanche una virgola, neanche l'ombra di tutto questo, allora non si può pretendere di avere ragione. Da parte mia, invece, per quanto riguarda le argomentazioni radicali che confutano a monte lo sprologio antifilosofico che Grieco ha posto in alcuni video, è stato fatto questo, è stato fatto. E sono apertissimo a fare anche un confronto pubblico in diretta con Grieco e anche con altri sostenitori di quello sprologio da lui portato avanti, per mostrare in maniera chiarissima e inequivocabile come stiano le cose. Non voglio limitarmi semplicemente a dirlo, perché sennò qualcuno potrebbe scorrettamente pensare che io lo dica in modo autoreferenziale. Ma ciò è già falso perché io ho tenuto in considerazione, come ho dimostrato, gli argomenti di cui ha parlato Grieco, mostrando la sua totale incomprensione delle tesi di Severino, che conosce pochissimo e malissimo. E l'uso scorretto, diciamo, dell'argomentazione filosofica per sostenere la propria prospettiva, la tradizione filosofica. Ha usato solo fallacie logiche, petitio principii in primis, ricorrendo, come ho già detto, a premesse ipotetiche erte invece da lui a giudizi universali, assoluti, criteri incontrovertibili, su cui fondare la propria fede laica e attraverso cui giudicare a priori, valutare a priori le altre prospettive come quelle di Severino. E poi appunto l'argomento fantoccio, non avendo tenuto in considerazione quello che dicono le tesi di Severino fino in fondo, ma avendo tenuto in considerazione solo la distorsione, le rappresentazioni infinitesimali e distortissime che lui si è fatto di quelle tesi, è andato a criticare non la tesi originale di Severino, ma la distorsione plateale, clamorosa che lui ne ha fatto, la banalizzazione estrema, la
la riduzione quindi all'argomento fantoccio, poi il ricorso all'argomento di autorità e la retorica. Usa, diciamo, l'autorevolezza di filosofi come Kant e Schopenhauer e anche altri per dare, diciamo, maggior tono, maggior credito a quello che afferma. Poi ha anche usato la ridicolizzazione, cioè non la ridicolizzazione, scusate, ha cercato di sminuire le tesi di Severino attaccando i severiniani, attaccando la persona Severino, cioè criticando la persona, l'attacco ad hominem. E che cosa vuol dire questo? Perché si arriva a fare questo? E non è un caso, secondo me. Questo è un modo per non affrontare direttamente un argomento e cercare di farlo sembrare poco credibile, cercando di sminuire la persona che ne parla. Per quello ha da subito offeso Severino, a mio avviso, e anche se lì forse si tratta anche proprio di non voler accettare quella prospettiva e quindi proiettare anche un certo risentimento verso chi l'ha affermata in modo così radicale e rigoroso. Ecco perché ha anche provato a offendere il sottoscritto non appena ho aumentato, diciamo, il livello di confutazione, diciamo, la profondità e la radicalità delle confutazioni al suo discorso. Perché non potendo controbattere con degli argomenti filosoficamente validi, ha pensato che l'unico modo, a mio avviso, valido per contrastare quello che ho affermato fosse l'attacco alla persona, cioè far credere che io non fossi preparato in filosofia, cosa totalmente non credibile, e che quindi quello che io fossi andato a sostenere fosse sbagliato, fosse meno credibile. Quindi per questo si arriva poi all'attacco alla persona. Perché attaccando la persona si tenta di sminuire la credibilità dei suoi argomenti rispetto a chi non conosce quella persona, non conosce quegli argomenti. E quindi è tutta una sorta di stratagemma come quelli adottati da Schopenhauer, che lui infatti segue fedelmente anche nell'atteggiamento. Ha replicato, sempre ovviamente in modo scorretto, però, perché è sempre sbagliato a priori, l'atteggiamento di Schopenhauer verso Hegel, e lui lo ha provato ad averlo verso Severino. Che dire, le cose stanno così. Il confronto in realtà c'è già stato e ho mostrato che è già perso in partenza da parte sua, perché se queste sono diciamo, se questi sono i presupposti di quello che lui va a affermare, si confuta da solo quello che dice. Io non ho fatto altro che mostrare la totale scorrettezza ed erroneità di quello che dice, di quello che afferma. Anche perché, ricordiamolo, in filosofia gli strumenti che noi abbiamo sono proprio le connessioni logiche, che quindi sono imprescindibili. Se uno non rispetta quelle, è finita, non c'è neanche la possibilità di dire una parola in filosofia. E questo quindi deve essere chiaro una volta per tutte. Non può esistere una pretesa come quella di Grieco, affermare qualcosa senza dimostrarlo, senza mostrare la necessità di quello che dice, e poi pretendendo pure di confutare in modo del tutto scorretto le tesi di Severino senza conoscerle, mostrando di ragionare in modo del tutto arbitrario e autoreferenziale, ovvero di decidere arbitrariamente dove la presunta contraddizione all'interno di una tesi dovrebbe rivelarne l'erroneità, la scorrettezza, e dove invece le contraddizioni evidenti e clamorose del sistema kantiano e anche oltre, le quali consistono, diciamo, nell'autonegazione addirittura, non valgano e non siano indice della scorrettezza, dell'erroneità di un certo discorso. Totale arbitrarietà, totale mancanza di giustificazione e argomentazione. Lo ripeto, lui crede di fare tutto ciò, di giustificare e argomentare, ma non fa altro che sproloquare. Perché
non fa altro che ricorrere a una serie, a una matassa, a una concatenazione di altri assunti ipotetici, che di nuovo sono oggetto di critica, sono messi in discussione dalle tesi di Severino e sono pure confutati. Quindi non può continuare a difendere, diciamo, i suoi argomenti ricorrendo ad altri argomenti, ad altri assunti che sono a loro volta messi in discussione, ricorrendo sempre alla petizio principii. Ecco, perché ho ripetuto più volte tutto questo? Perché credo che anche molti sostenitori del suo sproloquio non ascoltino bene i miei video, non li ascoltino totalmente. E quindi magari ripetendo più volte è possibile che se anche ascoltino, diciamo, solo alcune parti, magari capitino proprio nella parte in cui ho spiegato tutto questo. Va bene, grazie dell'attenzione e a presto.